Ben ritrovati, eccomi con una nuova recensione. Questa volta vi voglio parlare di un romanzo di Robert Harris. Robert Harris è uno scrittore inglese che per anni è stato giornalista per maggiori testate londinesi e anche presso la BBC. Nel 1992 diventa famoso a livello internazionale con la pubblicazione del romanzo Fatherland, un romanzo che viene definito romanzo ucronico. Cosa significa? Ucronico è cosiddetto un romanzo che prevede un diverso, scusate, svolgimento di quelli che sono stati in realtà gli eventi storici. Quindi si prefigura un mondo in cui le cose siano andate diversamente. Nella fattispecie, in Fatherland, appunto, non abbiamo la sconfitta del nazismo, bensì la vittoria di Hitler e di conseguenza il mondo diviso in due blocchi. Il blocco occidentale in mano appunto al nazismo e il blocco orientale con gli Stati Uniti. Ma non dobbiamo parlare di Fatherland. E per darvi l'idea un po' su Robert Harris, scusate, a questo romanzo fecero seguito altri libri altrettanto interessanti come Enigma, Archangel, che parlava degli ultimi giorni di vita di Stalin, Pompei, Imperium e nel 2016 è uscito appunto Conclave. Di che cosa parla Conclave? Beh, lo dice già il titolo stesso. Conclave parla di Roma. Siamo nel 2018, quindi un futuro molto prossimo. E di notte Monsignor Lomeli, il decano del collegio cardinalizio, viene chiamato, corre a casa Santa Marta e lì gli comunicano l'avvenuto decesso del pontefice. Pontefice che peraltro non verrà mai nominato nel romanzo, ma che per diversi aspetti, descrizioni che vengono fatte, si può quasi assimilare all'attuale Papa. Ebbene, Monsignor Lomeli, appunto, come decano del collegio cardinalizio, ha quindi il compito di dare il via a tutte le procedure che portano al raduno dei cardinali a Roma per indire il conclave, dal quale verrà nominato il nuovo successore alla cattedra di San Pietro. Ecco che vedremo arrivare di volta in volta a Roma vari cardinali e inizieremo attraverso gli occhi di Monsignor Lomeli a conoscerne qualcuno. Ovviamente la Chiesa sta attraversando un ennesimo periodo di crisi. Crisi dovuta a che cosa? Alle posizioni del Papa appena deceduto, un Papa che ha scelto di non risiedere negli appartamenti Vaticano, ma di stare in casa Santa Marta, e un Papa che voleva riportare la Chiesa alle origini, quindi a un'immagine di povertà, di dedizione al prossimo. E abbiamo poi la parte invece molto più conservatrice. Ci sono addirittura cardinali che vorrebbero tornare all'utilizzo del latino, una cosa tipo scisma di Lefebvre, tanto per intenderci. Insomma, ci sono parecchie cose da sistemare. È anche vero che a Monsignor Lomeli arrivano anche all'orecchio alcune cose particolarmente importanti, al punto che dopo le prime votazioni i quattro cardinali che sono diciamo in testa come votazione sono tutti e quattro passibili di sospensione dalla possibilità di essere eletti proprio perché hanno ognuno il classico scheletro nell'armadio. Ecco che seguendo
la coscienza che comunque lo porterà a conflitti interiori fortissimi, Monsignor Lomeli dovrà decidere di volta in volta come agire. E fin qui il romanzo è molto bello, molto interessante, perché fa vedere anche l'intensità di questo cardinale che ha caricato del peso dell'organizzazione, della gestione di questo conclave, deve di volta in volta operare secondo coscienza e chiedendosi sempre se sia giusto, chiedendo sempre l'ispirazione a uno spirito santo che sente sempre più lontano da sé. È come se fosse preda di una grossa, profonda crisi spirituale. Inoltre, Harris si è documentato molto bene al punto che descrive i vari passaggi, non solo delle votazioni del conclave, tutto il resto, ma anche narra la vestizione che ogni cardinale compie prima di recarsi nella Cappella Sistina, dando anche la spiegazione dei significati che hanno gli indumenti che indossano i cardinali. Una cosa molto interessante da questo punto di vista. La cosa che mi ha lasciato perplessa è il finale. Finale dove appunto viene eletto finalmente il nuovo Papa. E come colpo di scena finale, Harris sceglie una cosa che, questo, ripeto, è mio giudizio personalissimo, mi ha disturbata non poco. Mi ha disturbata perché, come al solito, questo è un modo di fare quando si tratta di cose inerenti alla Chiesa Cattolica che hanno sempre i protestanti. Harris è di religione protestante e come tale, con la sua forma mentis, è portato a, in un certo qual modo, dileggiare o comunque a sminuire quello che comunque per chi professa la fede cattolica è un alto valore, quello della figura del capo della Chiesa. Ecco l'escamotage che lui ha usato per, diciamo, mettere quasi in cattiva luce anche l'ultimo che viene eletto, e comunque dare un senso di poco chiaro, poco gradevole, mi ha dato fastidio. Adesso ribadisco, è quello che è successo a me leggendolo. Magari chi lo leggerà non proverà lo stesso fastidio. Io riporto soltanto la mia impressione personalissima. Per il resto è un libro che si può leggere perché, ripeto, ha degli aspetti veramente molto interessanti. E anche da un punto di vista, come dire, di analisi psicologica, di questo personaggio, di Monsignor Lomeli, questa sua umanizzazione, cioè di questa persona che dopo una vita intera dedicata alla professione di fede si ritrova in crisi, una crisi spirituale. Lui che vorrebbe staccarsi dal materialismo della vita, che a un certo punto si vede quasi tentato dal peccato di orgoglio, di, insomma, una crisi che veramente porterà a questo finale molto coinvolgente. Conclave di Robert Harris è pubblicato dai tipi Mondadori ed è reperibile sia in formato cartaceo che in formato elettronico sui maggiori siti di ebooks. Con questo è tutto, io vi do un bacio e il mio arrivederci, a presto. Ciao.